buongiorno a tutti. Grazie di essere, di aver dedicato il vostro sabato a questa cerimonia che per noi è particolarmente emozionante, perché rivedere dopo tanti anni dei nostri ex studenti, uomini fatti, professionisti fatti, è sempre un'emozione per noi, perché ovviamente noi investiamo sul vostro futuro e qualche volta poi non sempre riusciamo a seguire la vostra carriera, la vostra evoluzione professionale. Quindi rivedervi dopo tanti anni è sempre un'emozione. Polo, oggi oltre alla vostra festa è una festa anche del Polo, perché Polo, sapete che sono quasi 20 anni che è operativo, ma sono 10 anni che abbiamo l'ingegneria gestionale, che è sicuramente oggi uno delle punte di diamante di questo Polo, perché l'ingegneria gestionale è cresciuta tantissimo, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi. E lo ha fatto anche grazie al territorio che ci circonda. E la testimonianza della la presenza della Banca Popolare del Cassinate, di un'industria e ovviamente il supporto continuo di Alaclam testimonia appunto questa simbiosi territoriale. Quindi io ovviamente non posso che ringraziare i nostri sponsor, ringraziare gli organizzatori di questa manifestazione. E mi scuso sin da adesso se andrò via, perché purtroppo abbiamo un'autorità che visita il nostro territorio e quindi devo necessariamente andare via prima che che questa cerimonia finisca. Grazie a tutti quanti voi. Buongiorno anche da parte mia, io sono il direttore generale della Banca Popolare del Cassinate, sono qui per un saluto e vi porto i saluti intanto dell'amministrazione e della presidenza, del professor Formisano in particolare, che credo stia facendo di tutto per raggiungerci e vediamo quindi se arriverà magari più tardi. Per noi, come ripeto spesso in questi ultimi giorni, perché di iniziative, le iniziative fervono sul territorio di riferimento della banca, è un orgoglio poter supportare questo tipo di iniziative che vedono un connubio tra accademia e impresa, che è la chiave, secondo me, per il successo dello sviluppo economico e culturale di ogni territorio di riferimento. Oggi il titolo dell'evento è gestionale 10 e lode, sono convinto che arriveremo al gestionale 30 e lode, al gestionale 110 e lode pure, quindi credo che sia assolutamente di buon auspicio. La Banca Popolare del Cassinate c'è e ci sarà, e in bocca al lupo anche per le sessioni poi parallele. Ho visto che l'iniziativa è abbastanza articolata e sofisticata, quindi sarei pure curioso di assistere a come si svolge, perché queste prove in qualche modo nel mio piccolo pure le ho vissute, in parte sono sempre stimolanti e consentono pure uno scambio reciproco e di conoscenza tra gli studenti, tra chi è già avviato al mondo del lavoro e soprattutto col mondo delle imprese. Quindi grazie e buon lavoro a tutti. Grazie a entrambi per questo saluto. Io chiamerei il professore Grimaldi per la sua presentazione sulla storia di ingegneria gestionale. Grazie rettore per essere venuto. Grazie direttore generale, prego. Grazie Marco. Un ringraziamento caloroso a tutti. Sono emozionato, ragazzi, sono veramente emozionato, signori, lo dico. Ho fatto un errore strategico qualche giorno fa. Ho deciso di non presentare questo mio discorso, questa mia creata, con delle slide. Tornando indietro presenterei le slide, così mi sentirei un pochino più a mio agio. Lo dico sinceramente, è stato bellissimo vedervi arrivare. Io sarò un pochino, dal punto di vista istituzionale, poco corretto. Guarderò e mi concentrerò sui miei studenti. Farò un passaggio, chiaramente un ringraziamento formale a chi mi ha consentito di onorato di gestire il corso di studi per 3 anni, ma gli ospiti e la festa oggi è dei nostri ragazzi. Penso, non ho mai avuto un'aula così piena di ingegneri gestionali. Questo è poco ma sicuro.
cerco di fare ordine, rotta l'emozione. Grazie mille di essere qui, è un sabato mattina di giugno, quindi comunque c'è stata una rinuncia da parte di tutti per essere qui. Grazie mille, grazie alle aziende che ci supportano continuamente e anche oggi hanno dato testimonianza di voler partecipare e collaborare a questi eventi. Grazie mille ai docenti attuali, non più Unicas, ma nel cuore rimangono assolutamente Unicas. Grazie alle scuole, agli istituti scolastici, che mediante i quali stiamo cercando di instaurare un rapporto importante, continuo e senza i quali rimarrebbe a monte il processo formativo, mancherebbe dell'input necessario per andare avanti. Mi è stato chiesto di fare un breve riepilogo di questi 10 anni in cui abbiamo iniziato a laureare gli ingegneri gestionali. Non sono state tutte rose e fiori. Abbiamo iniziato nel 2011-2012. Mi sembra ieri, quando con il professor Cricelli, il professor Betta, allora preside, il professor Russo, presidente di corso di laurea di ingegneria della produzione industriale, si ebbe questa idea, coraggio di lanciare il cuore oltre l'ostacolo e puntare su ingegneria gestionale. Mi ricordo, smentitemi se mi ricordo male, riunione a Cassino infrasettimanale terminata verso le 8:30, 9, perché c'era molto scetticismo. Alle 8 andammo a spostare le macchine perché il garage chiudeva, non c'era solo quello all'ordine del giorno, ma fu una decisione non condivisa da tutti, come è giusto che fosse una decisione di questo tipo. Qualche battuta, qualche sassolino, consentitemelo: l'ingegnere gestionale non è un ingegnere vero. Va bene, giusto, non siamo in grado di progettare ponti, è vero, non siamo in grado di progettare e realizzare motori o parti meccaniche, è vero, ma come vedremo tra un'oretta nelle sessioni parallele, sappiamo fare molte altre cose, come ci dicono i numeri della capacità delle aziende di riconoscere il valore, le competenze dell'ingegnere gestionale. Altri numeri ci hanno dato soddisfazione. Dicevo, non sono tutte rose e fiori. Nel corso degli anni abbiamo avuto anche un calo delle iscrizioni importanti, perché dai 20-25 siamo arrivati ad un minimo. Sbircio i numeri, per da ingegnere non possiamo commettere errori nei numeri: 2015-2016 11 immatricolati alla laurea magistrale gestionale, perplessità sulla sede, perplessità e dubbi sulla capacità di continuare con il corso di laurea in ingegneria gestionale, perplessità sulla sede di Frosinone, problematiche del nostro Ateneo. Vorrei ringraziare, come ho già avuto modo di fare individualmente, il coraggio, la persistenza, la capacità di credere nel continuare ad andare avanti. L'Università di Cassino ha rilanciato sull'ingegneria gestionale, ha rilanciato sulla sede di Frosinone, istituendo nel 2018 un consiglio di corso di studi dedicato all'ingegneria gestionale qui a Frosinone. Ho avuto l'onore di essere il presidente di questo corso di laurea. Ringrazio chi ha avuto anche il coraggio, il professor Cricelli, di dire: forse è il caso che sia tu a occupartene. Il professor Russo, il professor Betta, il professor Bonora, il professor Iacoviello, allora coordinatore della didattica, che mi hanno onorato di questo ruolo. E lì è stato lanciato un messaggio importantissimo per voi studenti, per chi si è immatricolato in quegli anni. Forse è cambiato poco, perché il corso di studi sostanzialmente è rimasto quasi lo stesso, abbiamo fatto chiaramente degli aggiustamenti nel piano di studi, il corpo docente continuava a essere quello. Per noi è cambiato tantissimo, per la sede è cambiato tantissimo, per le persone che occupano e occupavano quotidianamente questi uffici, queste aule, questi corridoi, è cambiato tantissimo, perché ci si è sentiti veramente protagonisti di un percorso di ingegneria gestionale, alla triennale ingegneria industriale curriculum gestionale, alla magistrale ingegneria gestionale, con il sottoscritto, con tutti i colleghi che hanno trovato un punto di riferimento, con la sede, con dei docenti dedicati, con delle attività dedicate, l'orientamento, il tutorato, i rapporti con le aziende. Questo ci ha consentito di ottenere dei risultati per i quali andiamo orgogliosi, fieri. Leggo i numeri.
2018-19 32, 2020-21 31, immatricolati del 2021-22 39. Lo dico con il massimo dell'orgoglio, può sembrare presuntuoso, non vuole esserlo, il merito è di tutta l'Università di Cassino, ovviamente. Siamo il primo corso di laurea magistrale di ingegneria. Siamo il terzo corso di laurea magistrale di tutto l'Ateneo, secondo solamente a due corsi di laurea di economia e commercio. Ragazzi, il merito è di tutti noi, il merito è di voi ex studenti che andate in azienda, riuscite a far valere, portare in alto il nome dell'ingegneria gestionale di Cassino, il merito è di noi docenti, il merito è della struttura dell'Università di Cassino, il merito è del personale tecnico amministrativo che quotidianamente, tra le cose su cui ha puntato fortemente l'Università di Cassino, è inserire e proporre sulla sede un livello apicale, il dottor Pascarella, che con le sue competenze sta dando freschezza nei processi, nelle innovazioni, nei rapporti con l'esterno. La dottoressa De Caris, che è appena passato, un'istituzione, chi di noi non ha conosciuto e non deve un grazie alla dottoressa De Caris. Senza questa capacità di fare rete, perché questo vuole essere un momento di ritrovo, che non può essere un punto di arrivo, frase fatta, ma ci crediamo, deve essere un punto di partenza. Dobbiamo investire ancora di più. Questo rapporto nella capacità relazionale tra voi, nei tre anni in cui sono stato presidente, alcune cose non sono riuscite a farle, come purtroppo succede, e il destino mi ha consentito, mi ha dato la possibilità di lasciare il testimone a Marco, il professor greco che conoscete tutti, attualmente presidente del corso di laurea. La capacità e il merito di organizzare questa giornata è sua, completamente sua. Io suggerisco e propongo un applauso a Marco. Settembre-ottobre dell'anno scorso viene eletto presidente, neo presidente eletto del CCS. Tra le cose, scambiamo la macchina, come tutti sapete, quindi ci vediamo a un punto di scambio, arriviamo con la stessa macchina. Tra le numerose chiacchierate, una delle prime chiacchierate sull'ingegneria gestionale, ha fatto: Marco, però una cosa io non sono riuscito a farla, è fondamentale. Dobbiamo, tra di noi c'è franchezza, schiettezza, devi purtroppo organizzare il decennale. Non ci sono riuscito io. Ti appoggio nella maniera più possibile, ma devi organizzare questa cosa. Marco, grazie, perché se siamo qui è merito tuo, lo dico con la massima onestà. Parlavo di rete, di network. Dobbiamo continuare ad investire, dobbiamo fare ancora di più. Qualcuno di voi mi ha ringraziato, grazie per questa giornata, ci avete dato la possibilità di rivederci, di risentirci. Perfetto, questo era l'obiettivo. Voi, le aziende, le scuole, un'industria, il territorio, le istituzioni, ci sarebbe molto da dire, però ci parleremo tra di noi. Anche un momento storico in cui parlare con le istituzioni è particolare, potrebbe essere scomodo, siamo sotto elezioni amministrative. L'interlocutore politico deve ascoltare in maniera più importante le esigenze dell'ingegneria gestionale, allargo il discorso, e del corso di laurea in economia del polo di Frosinone, perché i numeri ci stanno facendo capire che stiamo andando avanti, che stiamo dando delle opportunità. Il territorio e quindi anche le istituzioni devono riconoscere questo ruolo al polo didattico di Frosinone. C'è da fare molto, i trasporti, i parcheggi, non è questo forse il momento migliore, ma ne parlavamo con gli interlocutori, con la Banca Popolare del Cassinate, con il rettore sotto nell'atrio, c'è ancora molto molto da fare. La giornata è intensa, sto sbirciando, penso di non essermi dimenticato nulla, quindi sicuramente qualcosa mi sarò dimenticato, e riparto da dove, concludo da dove ho iniziato. Grazie per essere qui, perché oggi per noi, parlo per me, per Marco, per tutto il corpo docente qui, è un giorno di festa e il merito è solo vostro. Grazie. Allora, visto che
professore Grimaldi ha parlato un po' del passato, poi aspettate un secondo. Avete visto, qualcuno di voi forse l'ha visto, nel corridoio qui sulla destra c'è un'esposizione delle fotografie, un contest fotografico che abbiamo ricevuto dai nostri ragazzi e anche da qualche docente. E quindi abbiamo deciso di assegnare dei premi sulla base delle interazioni, anzi delle reazioni che hanno ricevuto sui canali ufficiali del corso, quindi Facebook e Instagram. E eccolo qua, è giunto il momento di nominare. Avete avuto lo spoiler, vabbè. Terzo classificato con 101 reazioni complessive su Facebook ed Instagram, Luigi Giona. Un applauso per Luigi Giona. Cioè, Luigi? Luigi, vieni. Luigi è uno dei pochissimi vincitori che non è stato informato della cosa perché ero sicuro che sarebbe venuto e quindi ho preferito fargli la sorpresa. Professore Grimaldi consegna il premio a Luigi Giona. È un applauso. Seconda classificata con 116 reazioni, questa volta non ho fatto spoiler, è Ambra Leonetti. Con questa, con questo doppio selfie di lei e Giulia, loro sono al momento in Erasmus, in realtà Giulia è per qualche giorno proprio qui, l'avete incontrata sotto al desk, e Ambra è online in questo momento, poi ci colleghiamo. Prima classificata, con 129 reazioni, Ludovica Lamberti, con la più classica delle foto post laurea. Che un po' raccoglie lo spirito di quello che facciamo qui alla fine, no? Perché poi molti di voi sono passati per una foto molto simile a questa, con appunto la corona d'alloro che si chiama laurea. Vediamo un po' se online abbiamo Ambra. Ambra, ci senti? Non ti sentiamo però. Vediamo un po' se. Sì, c'è il mute. Prova. Parla. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì. Ambra, ma la pergamena te la facciamo spedire in Portogallo o la diamo a Giulia? No, datela a Giulia. La diamo a Giulia. Questa è la pergamena. La andiamo a favore di camera. Grazie. Ti aspettiamo quando torni dal Portogallo, complimenti. Non vedo l'ora. Ludovica. Sì, eccomi, buongiorno a tutti. Buongiorno, anche per te ti aspettiamo. Sì, grazie, mi dispiace non essere presente ma non ho potuto. Ti ringrazio comunque per l'evento. Hai ricevuto un gran numero di reazioni su Facebook, è una clac notevole di amici che ti supportano, ringraziali. Grazie. Un abbraccio, ci vediamo presto. E, dunque, andiamo avanti con il programma, con dei premi, sempre parlando di passato, ci sono i premi Best in Class, che sono i premi che assegniamo ai ragazzi e alle ragazze che si sono laureate con la media ponderata più alta. Spoiler, le tre persone che premiamo oggi si sono laureate tutte e tre con la media ponderata di 30,00. 30,00, per la verità uno 30 e lode, ma questa è un'altra storia. Abbiamo qui presente Alessia Parente. E vieni, Alessia. C'è il professor Marco Cellucci? Il professor Marco Cellucci c'è? Buongiorno, prego, si accomodi. Allora, oggi, siccome
noi abbiamo questa tentazione, no, come docenti universitari, di essere soddisfatti del percorso dei nostri studenti, ma in realtà noi abbiamo solo metà del merito, anzi un terzo è dei ragazzi, un terzo è nostro, ce lo prendiamo, ma un terzo è anche le scuole che li formano. E il professore è qui in rappresentanza del liceo scientifico Da Vinci di Sora, dove Alessia si è diplomata, e quindi abbiamo fatto questa sorpresa, questa carambata con il professore che può consegnare il premio. Non so se il professore vuole dirci qualche cosa. Grazie a tutti. Io sono qui in rappresentanza del dirigente scolastico, dottoressa Orietta Palombo, che mi ha delegato anche in quanto sono stato insegnante per 3 anni di Alessia, studentessa molto brillante, si è diplomata anche da noi con voti molto molto alti. Sono molto contento di rivederla adesso laureata, dopo averla vista per molti anni adolescente a scuola con tutti i patemi e i drammi della scuola superiore. Grazie a tutti, buongiorno. Quindi, Alessia, vuoi dirci qualche cosa tu per questo premio? Sì, innanzitutto ci tenevo a ringraziare, mi sento molto emozionata per questa cosa, ed è per me un onore poter ricevere questo premio e poterlo ricevere qui. Ringrazio il mio professore che, se sono qui, e anche grazie a lui, che è stato il mio docente di matematica e fisica per 3 anni. E ovviamente ringrazio voi, i miei professori dell'università, i miei colleghi e compagni di corso, e anche l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, perché non è banale trovare un ambiente che ci ha fatto sentire parte di una famiglia. E fin dal primo giorno abbiamo incontrato dei professori che non solo sono stati degli insegnanti e che hanno svolto benissimo il loro ruolo, ma sono stati anche delle persone che ci hanno sempre ascoltato e hanno sempre messo di fronte ad ogni cosa e prima di ogni cosa le nostre esigenze. E l'ambiente è stato stimolante, ma allo stesso tempo sereno e ricco di opportunità. Per esempio posso nominare quella dell'Erasmus Trainship in Islanda, dove mi trovavo un anno fa. C'è una sua foto, tra l'altro, qui nel corridoio. E niente, al momento, da poco, io non sono più una studentessa universitaria, mi sono laureata ad ottobre 2021 e dopo 2 mesi sono entrata nella realtà di distribuzione, quindi sono la mia prima esperienza lavorativa, e spero di poter mettere in pratica tutto ciò che mi avete insegnato e di poter rendere onore all'Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie. Professore, in realtà c'è una foto, guardate il fotografo così. E in realtà c'è un altro ragazzo della vostra scuola, anche lui laureatosi con 30 e lode, ed è online in questo momento, giusto Moreno? Non ti sentiamo però. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, perfettamente. Ciao a tutti, come state? Tutto bene? Sembra di sì, ancora vivi, fa calduccio qui. Vuoi dirci qualche cosa per questo premio che dovrai venire a un certo punto a ritirare? Assolutamente sì, spero il prima possibile. Sento un po' d'eco, però... Tu parla senza remore. Allora, innanzitutto mi dispiace per non poter essere lì e rivedervi tutti di persona dopo circa un anno e mezzo e condividere insieme questo evento. Ci tengo comunque a ringraziare la commissione per l'assegnazione del premio e sono onoratissimo di riceverlo e orgoglioso di tutto il percorso che c'è stato dietro, che un percorso che insieme a tutti i colleghi, insieme a tutti i docenti, ci ha portato al conseguimento di quel traguardo tanto atteso, che però in un periodo storicamente non ottimale per celebrarlo, e mi dispiace quindi doppiamente non poter essere lì di persona a rimediare parzialmente a quei festeggiamenti che non sono avvenuti.
E detto questo, cercherò di passare il prima possibile a salutare tutti voi e nulla, grazie a tutti. Grazie a te Morello. Grazie professore, grazie Alessia. Abbiamo un'altra premiata che oggi però non può essere con noi, allora ci ha mandato un video di ringraziamento per... Un po' se carica. Ciao, ciao a tutti, io sono Francesca, classe di laurea lontanissimo 2019. Purtroppo oggi non riuscivo ad essere lì, quindi sto registrando con un po' di anticipo questo video. Devo dire che questo riconoscimento di... Non so perché, ma è molto basso il volume. In realtà in prova aveva funzionato bene, vediamo un po'. Ciao, ciao a tutti, io sono Francesca, classe di laurea lontanissimo 2019. Purtroppo oggi non riuscivo ad essere lì, quindi sto registrando con un po' di anticipo. Vi ringrazio a tutti, insomma. Allora, abbiamo anche Flavia Diana che si sta connettendo online. Bene, prima di proseguire con il programma, volevo far fare un saluto agli amici di Un'Industria che sono qui. Gianluigi Pezzulo, grazie. Perché dovete sapere che noi da un paio d'anni con Un'Industria stiamo facendo un sacco di cose bellissime e loro sono stati tra i principali sostenitori di questo progetto oggi, tant'è che una parte dell'evento più tardi si terrà proprio presso la sede di Un'Industria. Benissimo. Lascio la parola a Gianluigi Pezzulo. Grazie, sì, solo un rapido saluto chiaramente e ringraziamento va a voi innanzitutto per... Ci sediamo Marco? Come sera. Vuoi. Io... Grazie a te. Innanzitutto ringraziamento va a voi e soprattutto penso un complimenti per aver organizzato questa iniziativa. Da questo punto di vista credo che sia innanzitutto un'iniziativa, un evento che rende giustizia al lavoro che avete fatto in questi anni nell'Ateneo e soprattutto dà anche un ulteriore stimolo e proiezione non solo per i ragazzi ma per tutti i soggetti diciamo, che si trovano sul territorio, comprese le istituzioni come Un'Industria, che mai come in questo momento è chiamata a interagire con il mondo universitario e devo dire che lo facciamo praticamente quotidianamente con Marco Greco, con tutto il dipartimento, con il professor con Michele, da ormai da quasi 2 anni, proprio in piena pandemia, abbiamo iniziato una forte e stretta collaborazione che sta dando anche dei risultati e che vede un forte coinvolgimento da parte soprattutto delle piccole e medie imprese. Un'Industria quindi ha voluto essere presente, dare la propria testimonianza di vicinanza e devo dire anche di vicinanza logistica, perché di fatto siamo proprio qui di fronte e forse questo diciamo anche simbolicamente rappresenta in effetti che è quasi come voler creare una sorta di unico polo didattico. Poi in questi anni, queste esperienze che abbiamo fatto, io rappresento, sono il presidente della piccola industria di Frosinone, l'esperienza che abbiamo fatto hanno messo in evidenza come effettivamente lo abbiamo definito io in oltre iniziative che abbiamo fatto qui all'interno l'università come luogo in cui si fa la cultura d'impresa e in effetti è proprio così, questo costante scambio di idee, di informazioni e soprattutto di esperienze fa sì che c'è una crescita proprio reciproca e su questo immagino che si debba andare avanti e d'altronde 2 anni di pandemia ci hanno insegnato questo e molto altro, insomma la necessità di ripartire proprio dalla formazione dai ragazzi, dai giovani e soprattutto da un approccio più sistemico a livello territoriale, quindi non dobbiamo andare avanti in maniera scollata, al contrario essere estremamente coordinati e per poter raggiungere degli obiettivi e delle sfide davvero importanti. Da questo punto di vista ricordo soltanto già circa 10 giorni fa c'è stato l'incontro qui su Frosinone in Un'Industria con i sindaci e con i candidati a sindaco, ci saranno le prossime elezioni
e nel programma che noi abbiamo presentato di attività c'è stato proprio il rilancio dell'università, del polo di Frosinone, un rilancio non solo in termini di importanza, di pubblicità e di conoscenza, e questo voglio dire anche a beneficio dei ragazzi, ma un rilancio che deve passare anche attraverso una valorizzazione da parte del territorio del polo universitario, valorizzazione che significa evidentemente anche investire in infrastrutture, facilitare l'accesso all'università. Possiamo dirlo, insomma, se è più facile arrivare a Roma piuttosto che a Frosinone, anche da parte di ragazzi che si trovano nella nostra provincia o fuori provincia, ci dobbiamo porre una domanda e dobbiamo trovare delle soluzioni. Quindi questo per testimoniare ancora una volta che noi un'industria non solo c'è, non solo si fa anche amplificatore in qualche modo delle istanze del mondo della universitario, ma allo stesso tempo devo dire che non riusciremo nemmeno a citare quanti sono le attività, gli eventi e i progetti che il mondo delle piccole e medie imprese, ma anche delle grandi imprese che si trovano sul territorio, fanno costantemente con l'università. Questo penso che sia il modo più concreto per vivere, come dire, per dare testimonianza del binomio che c'è e che è abbastanza ormai consolidato, ma che sicuramente va migliorato e molto possiamo fare ancora, però ripeto, non saprei citarvi nemmeno io quante sono le esperienze che gli imprenditori che sono all'interno di un'industria, le piccole e medie imprese del territorio, fanno con l'università. C'è un costante scambio, primo fra tutti direi, e oggi forse anche un po' questa la finalità dell'incontro, è quello di attingere al mondo universitario per trovare delle nuove risorse motivate, formate e chiaramente anche, come dire, in un rapporto di reciproco beneficio con le imprese che si trovano sul territorio. Credetemi, anche gli imprenditori hanno bisogno di ragazzi che siano preparati, motivati e soprattutto di un'università che supporti la crescita delle piccole e medie imprese attraverso il know-how che voi siete in grado di rappresentare, di costruire attraverso un supporto ed un percorso. Quindi veramente c'è un vantaggio reciproco. Cito una prossima attività che ci sarà il 14 di giugno, per cui tutti i presenti, chi vorrà partecipare, saremo ben lieti. Peraltro si farà a Cassino, sulla mobilità sostenibile, quindi anche qui ancora una volta un progetto che parte dal territorio. Siamo nella provincia di Frosinone, presente chiaramente la Fiat, il gruppo Stellantis, anzi, e quindi questo rappresenta anche una, come dire, un momento per guardare al futuro, per la riconversione delle nostre aziende. E con chi, se non con l'università, parlare di cambiamento, di evoluzione e di futuro. Quindi ecco, ci tenevo a ringraziarvi, a ringraziare il professor Greco e a tutto il Dipartimento, Michele, e come dire, anche a un'industria, la struttura, che costantemente, direi quasi quotidianamente, si raffrontano con l'università in un percorso veramente virtuoso. Io vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e faccio tantissimi complimenti a tutti i ragazzi che oggi verranno premiati, a quelli che saranno premiati in futuro, quelli che già sono premiati per stare qui di sabato mattina. Scherzo, ovviamente, no. Di una bella giornata di sabato mattina. Una bella sì. Giornata di sabato mattina, no, e quindi buon lavoro, complimenti ancora e a presto. Grazie. Grazie. Iniziamo con le tanto agognate premiazioni e poi interrompiamo a un certo punto e ricominciamo dopo. Il primo a essere premiato, e chiamo intanto il professore Sorrentino che consegnerà il premio al nostro allievo, è Massimo D'Agostini. Ce l'abbiamo, Massimo? Prego, Massimo. Questo è il premio. Tra l'altro questi premi, che sono stati offerti generosamente da Saxagress, anche grazie al supporto di un'industria, sono un simbolo di economia circolare, di rilancio dell'economia, che ci sembrava bello darvi. E questo è il microfono, se volete dire qualche cosa. Io intanto vi leggo la motivazione con cui abbiamo dato il premio a Massimo.
Iniziando la sua carriera come operaio, Massimo ha dimostrato una straordinaria tenacia nel completare il suo percorso di formazione da studente lavoratore, utilizzando il suo titolo di studi per scalare le gerarchie, fino a diventare responsabile in Enel di un'unità di tecnici a livello provinciale. Un applauso per Massimo. Niente, sì. Grazie. E niente, grazie ecco per questo premio, sono sicuramente un sacco soddisfatto e mi sento pure abbastanza emozionato insomma del premio. Alla fine ecco, ho iniziato, come ha già riassunto il professor Greco, con la mia carriera un pochino prima dell'università da operaio, e poi l'università è riuscita a farmi capire quali fossero i valori nei quali mi volevo riconoscere a livello professionale, quindi mi ha fatto capire l'importanza del networking, l'importanza delle persone e anche l'importanza di trovare dei mentori che magari ho trovato inizialmente all'università, o qualche professore con i quali ho anche ancora qualche contatto fino ad oggi, gli studenti stessi che praticamente ancora oggi ho contatti, ho la fortuna insomma che mi circondano tutt'oggi, e ovviamente anche a livello lavorativo. E niente, grazie. Luca, vuoi dire qualcosa? Ed aggiungere pochissimo, che lui già ha detto tutto, però sicuramente complimenti anche per ecco, la carriera, perché è sicuramente diversa dal tradizionale, diciamo dallo standard, però sicuramente evidenziato come l'università può dare anche questa opportunità, cioè far capire insomma anche di queste, diciamo, molte volte aspirazioni che uno non è consapevole, quindi dare questo salto in più e si vedono i risultati. Complimenti. Grazie. Veramente. Grazie. Grazie Luca. Poi un'altra premiata che purtroppo oggi non è potuta essere qui è Anna Catullo Gentilcore. Anche lei ci ha mandato un video, ma temo che l'audio abbia lo stesso problema di quello di prima, quindi non ve lo mando. Vi manda tanti cari saluti anche lei e ringrazia molto per questo premio. E poi abbiamo di nuovo due ragazzi dallo stesso istituto. Di nuovo abbiamo chiesto alla dirigente dell'istituto di venire a presenziare. Chiedo alla professoressa Di Biase, che è venuta in rappresentanza, di raggiungerci. Ecco la professoressa. E premiamo Giorgio Rea dell'Istituto Superiore Volta di Frosinone. Un applauso per Giorgio. Vi leggo la motivazione, intanto vi do il microfono. Giorgio Rea. Giorgio si è subito dedicato alla carriera in ambito IT, affrontando le difficoltà che si incontrano nei periodi di ridimensionamento aziendali, sino a diventare IT manager presso la società Sfilsud, dove il suo contributo spazia nei più diversi ambiti. Complimenti Giorgio. Allora, Giorgio, una pietra d'inciampo per te, che non sia mai un inciampo, ok? Io sono felicissima di essere qui, sono stata sua insegnante molti anni fa e sono in rappresentanza del mio dirigente scolastico, il professor Guglielmi, che non è potuto essere presente. Cosa cerchiamo di... Il professor Greco ha detto giustamente che un 30% lo mettiamo noi, un 30% i ragazzi e un 30% l'università. E speriamo che con il nostro 30% siamo riusciti a distillare nei ragazzi la motivazione, il desiderio, la curiosità di fare sempre meglio. Citando Neruda, vorrei dire che noi cerchiamo di fare con i ragazzi quello che la primavera fa con i ciliegi, quindi sono contenta che la primavera abbia fatto questo con te. Ti auguro di avere tante primavere e di riuscire sempre meglio, Giorgio, davvero di cuore. Se vuole Giorgio dire qualcosa. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, sono davvero emozionato di condividere questo momento speciale con tutti voi, ringrazio la commissione per questo premio e vorrei condividere anche l'importanza appunto delle conoscenze acquisite durante il mio percorso di studio, grazie anche a questa facoltà di ingegneria, come è stato segnalato prima, molto importante. E appunto vorrei
dire che sono molto emozionato. E nulla, cioè, guarda, siamo emozionati pure noi, quindi insomma no. E appunto, grazie a queste conoscenze acquisite, ho avuto l'opportunità di intraprendere una carriera a me cara nell'ambito IT. Attualmente ricopro l'incarico di team manager presso la società Sil Sud, come ha anticipato il professor Greco, e mi occupo di svariate mansioni, tra cui anche la cyber security, con l'obiettivo appunto di garantire una conformità aziendale a quelle che sono le recenti normative di sicurezza in tema di privacy e riservatezza dei dati. Ma tornando alla giornata di oggi, diciamo, il valore che attribuisco a questo premio, sicuramente voglio pensare che sia un nuovo punto di partenza e non di solo arrivo, con l'auspicio di confrontarmi costantemente con nuove sfide dell'alta tecnologia e di accrescere quelle che sono le mie competenze. Grazie per l'attenzione. Professoressa, non ci lasci, perché abbiamo un altro ragazzo del Volta. Giorgio, tu invece puoi andare. E approfitto intanto di questo momento per spiegarvi, perché io sono stato un po' sibillino nel dirvi di questo premio. Ve lo mostro senza farvi vedere chi è il prossimo premiato. Questo è un oggetto che sembra un San Pietrino. In realtà non è un San Pietrino, è un San Pietrino che è il frutto dell'economia circolare e quindi viene utilizzando materiale di scarto, che diventa invece assolutamente indistinguibile anche dal punto di vista meccanico rispetto a quello originale, che naturalmente come si ottiene? Si ottiene scavando dentro una montagna. Invece questo oggetto consente di riqualificare un materiale esausto che finirebbe in discarica, creando invece un oggetto che ha valore aggiunto, no? Tra l'altro la società che ci ha offerto questi premi è una società anch'essa rigenerata da un momento di difficoltà aziendale, quindi questa idea di rigenerazione permea questo evento, ne parleremo anche dopo. E quindi ringrazio ancora Saxagres e naturalmente un'industria che ci ha aiutato a pensare anche questo premio. E voglio chiamare il prossimo premiato, che è uno dei primissimi studenti del nostro corso, Gabriele Del Greco. Gabriele è uno dei rari casi di consulenti che riescono a trovare il proprio spazio all'interno di una società di consulenza. Così è partito dal ruolo di semplice analista nell'ambito della Digital Integration sino a diventare manager già nel 2019. Complimenti a Gabriele. Complimenti. Allora, volevo aggiungere un'altra cosa, perché adesso Gabriele mi ha appena detto che lui seguiva l'indirizzo elettrotecnico, quindi il gestionale è per tutti. Certo. Cioè, non è dedicato unicamente. Il nostro istituto, l'Istituto Tecnico Industriale Alessandro Volta, che ha molte specializzazioni, tra cui elettrotecnica, chimica e materiali, eccetera, informatica, è un serbatoio, diciamo, un grosso serbatoio per questa facoltà. Quindi ho avuto l'opportunità quest'anno di conoscere il professore e sinceramente sono molto molto contenta di aver allacciato questi rapporti. Ingegneria gestionale può essere per tutti, quindi complimenti, perché lui, mentre Giorgio è stato uno studente dell'indirizzo informatico che potrebbe sembrare più adeguato, lui viene dall'indirizzo elettrotecnico, così come molti altri da altri tipi di istituto. Quindi complimenti e auguri per il futuro. Grazie. No, mi ha fatto piacere, diciamo, trovare una docente dell'istituto, non sapevo di questa presenza. In realtà, diciamo, comunque descrivo un percorso diverso, diciamo, sono partito da un percorso elettrotecnico, poi convertito in ingegneria gestionale, ed oggi faccio tutt'altro nella vita. Assolutamente sì, diciamo che ti aiuta anche nella vita pratica, quotidiana, quindi si prende un percorso diverso. Diciamo, è emozionante, è vero, star di qua dall'altro lato è sicuramente una forte emozione. Cioè, qui circa 7 anni fa discutevo quella che era la mia tesi di laurea insieme ai docenti, e da lì a qualche giorno, qualche mese, poi sono stato catapultato nel mondo del lavoro. Sicuramente un mondo nuovo per tutti quanti, su un percorso indubbiamente complesso, però pian piano, con sicuramente un'ottima preparazione e con tanta passione e determinazione, poi pian piano i risultati arrivano.
ad oggi, come diceva Marco, sono manager da qualche anno in azienda, seguo un hub mobile, diciamo un digital hub, nella fattispecie la parte mobile, con diversi clienti, diversi progetti nei mercati più disparati. Sicuramente non mi sarei mai aspettato di fare questo tipo di lavoro, ma questo vuol dire che in realtà, a prescindere poi dalla formazione che abbiamo, possiamo adoperarci un po' tutti i settori. E nulla, quindi oggi vorrei ringraziare almeno due volte. In primis per averci dato la possibilità e averci dato questo tipo di formazione che ci ha permesso poi di affrontare il mondo del lavoro per ognuno di noi nuovo nel migliore dei modi. E il secondo ringraziamento è per questo premio, che vuole essere un riconoscimento per questa prime milestone, diciamo, per questi primi obiettivi di carriera, sperando di poterci vedere più in là. Grazie a tutti. Allora, io vorrei chiamare il professore Russo per dare il prossimo premio, se vuole, prof. Il prossimo premio è per Antonio De Nunzio. Applauso per Antonio. Vi leggo la motivazione. Nei suoi 7 anni di carriera, Antonio ha saputo fare un salto importante dalla pianificazione e controllo di gestione nel settore delle auto di lusso, lui non ha detto il nome dell'azienda quindi non lo dico, alla pianificazione e previsione in ambito logistico, di cui si occupa oggi Imposte Italiane, questo l'ho detto, dimostrando la versatilità dell'ingegnere gestionale, quindi passando da un ambito a tutt'altro. Antonio, e professore, un applauso per Antonio. Grazie del premio, assolutamente graditissimo, e mi ripaga di anni di sacrifici e dell'impegno quotidiano che quotidianamente effettuo per raggiungere i miei obiettivi e per portare in alto sia me stesso ma sia l'università e questo corso di laurea, perché se sono qui è merito vostro, è merito anche dei miei colleghi, dei miei compagni di avventura universitaria, della mia famiglia e di tutti quelli che mi hanno sostenuto anche al lavoro e anche i miei responsabili, i miei colleghi che mi hanno fatto da mentor e mi hanno insegnato e mi hanno fatto crescere fino a poter raggiungere anche questo obiettivo. E speriamo di rivederci presto e magari ci rivediamo al ventennale, no? Ah, certo. Professor Russo, visto che si era parlato dell'ambito elettrico, voleva dire qualche cosa su questo argomento? L'ho vista. No. Io dico solo una cosa, che mi fa piacere rivedere tanti volti e gli anni più difficili di questi, perché l'anno prossimo sono 20 anni del Polo di Frosinone, io stavo qui nel 2003 quando abbiamo iniziato. Gli anni più difficili di questo polo sono questi ultimi 2 del Covid. Perché il valore aggiunto che ci hanno, io lo vedo rispetto a tanti altri ambiti, il valore aggiunto che ci avete è sempre stato quello delle classi. Voi siete sempre stati delle classi, avete lavorato insieme, vi siete aiutati. Ci sono atenei dove quotidianamente ci si fa la guerra, non ci si passa gli appunti. Qua invece ho sempre visto un'estrema collaborazione fra di voi. E questa è una soft skill che vi trovate sul lavoro. Si parla tanto di soft skill, di queste cose. Allora, questi anni di Covid a me hanno preoccupato un po' per questo, perché ho visto il Polo fare un passo indietro rispetto a questa che secondo me resta la chiave di volta su cui i ragazzi devono lavorare, perché hanno una capacità poi nel mondo di lavoro che è un'altra marcia. Le competenze tecniche, quelle ve le studiate. Allora, il messaggio di oggi secondo me che anche voi dovete dare è che, vivendo la realtà qui dentro, chi studia oggi farà la carriera che state facendo tutti voi. Vedo tutti bene avviati sul lavoro, quindi in bocca al lupo a tutti. Per il prossimo premio, già che si è alzata, chiamo la professoressa Racitignola. Premiamo. Adesso lo vediamo. Andrea Bartolomei è il prossimo premiato. Andrea
è il più giovane tra i premiati alla carriera. Ha fatto la gavetta come corresponsabile di pianificazione e controllo di un impianto di oil and gas in Algeria da 50 milioni di euro, per poi cambiare settore e assumere ruoli di responsabilità in ambito di budgeting e controlling in Ferrovie dello Stato italiano. Complimenti ad Andrea. Buongiorno a tutti e un saluto a tutti i colleghi e gli amici presenti qui oggi. Ci tenevo molto ad essere qui oggi perché qui è il luogo in cui sono le mie radici scolastiche ma anche professionali. Grazie alla formazione che ho ricevuto qui da questi splendidi professori che vedete, mi è stato possibile cogliere efficacemente le opportunità professionali che mi si sono presentate, in primis nel mondo oil and gas e in seguito nel mondo ICT, nel gruppo Ferrovie. Queste opportunità e questo cogliere queste opportunità è stato possibile solo grazie alla solida preparazione che ho ricevuto qui. E di questo sarò sempre grato a questi professori e a tutto il polo di Frosinone. Spero di rincontrarci ancora tra qualche anno e con tutti voi di contribuire a tenere alto il nome di gestionale Unigas nel futuro. Mi ringrazio e vi auguro buona giornata. Vuoi dire qualcosa, Deborah? Che dire, vedere quest'aula così piena di tutti voi oggi è stata un'emozione grandissima. Io l'ho condivisa con i colleghi che sono stati compagni in questa avventura durante tutti questi anni. E mi associo a quello che ha detto il professore Russo. Voi avete dato valore aggiunto con la vostra presenza, col vostro modo proprio di stare a lezione, di contribuire alle attività. Cioè, il nostro successo è perché voi ci avete permesso di lavorare bene, in modo sereno, in modo stimolante. E questa cosa l'abbiamo vista perdere un pochino in questi 2 anni di pandemia. Vediamo le aule più vuote, i ragazzi che tentano di stare più comodamente a casa, e questa inerzia non la stiamo superando. Quindi una cosa che, diciamo, secondo me sarebbe bello è che voi con la vostra esperienza comunicaste che l'università non sono solo nozioni, ma è tutto quello che si fa insieme ogni giorno, e conosce la conoscenza che si impara insieme. E quindi stare presenti in aula mentre si impara diciamo, dà una marcia in più al docente che insegna, ma anche a voi che quelle cose le imparate in modo diverso. Quindi io spero che questa testimonianza aiuterà i vostri colleghi a intraprendere l'università esattamente come voi l'avete intrapresa, con i risultati che voi adesso avete raggiunto, no? Che sono nostro motivo di orgoglio. Questo. Grazie a tutti. Per l'ultima premiazione di questa carrellata chiamo il professore Silvestri, che premia Silvia Del Gigante. Silvia è stata una delle nostre prime laureate, letteralmente, proprio prima seduta di laurea. La sua carriera è tutta dedicata all'ambito automotive, sin dagli inizi in AGC fino ad Aptiv, dove supervisiona i processi logistici dell'azienda. Complimenti, Silvia. Grazie. Buongiorno a tutti. Vorrei ringraziare innanzitutto il professor Grego e il professor Grimaldi per questo evento di oggi, perché veramente è davvero bello rivedervi tutti, soprattutto per noi che siamo stati i primi, quindi ci rivediamo veramente da parecchio tempo. E vorrei ringraziare l'università per questo premio e soprattutto per questa esperienza che è stata formativa e importante per poi tutto il percorso che è stato del lavoro e per la vita, insomma. Grazie a tutti. Spendo anch'io 2 parole nel mio altro cappello, perché, diciamo, oltre ad essere docente di questo polo sin dall'inizio, e sono come tutti quanti molto emozionato. Michele, non sei solo tu emozionato, siamo tutti molto emozionati nel vedervi negli occhi così cresciuti, così maturi, con uno sguardo veramente, diciamo, che ci restituisce tutto l'impegno che abbiamo profuso insieme per arrivare a questi risultati.
e poi nell'altro ruolo, che è quello di presidente dell'associazione dei laureati dell'Ateneo di Cassino, sentivo 30%, manca un 10%. Allora il 10% me lo prendo io. No, il 10% è dell'associazione dei laureati dell'Ateneo di Cassino, che cerca di creare questo contatto, no? Il nostro motto è il contatto tra il vostro passato e il vostro futuro, ed è quello che cerchiamo di fare. Anche giù avete visto il merchandising, ho sentito molto onore, orgoglio. Il nostro motto da sempre è stato quello che il prestigio di questo Ateneo passa attraverso di voi, siete voi che portate alto il prestigio del nostro Ateneo, e quindi anche il nostro logo, no? questo laureato che sostiene l'Ateneo, non potrebbe essere diversamente. Voi siete il nostro orgoglio e voi portate in alto il prestigio di questo Ateneo. Grazie a tutti quanti per essere qua. E non poteva mancare una presentazione. Adesso vi faccio la faccio io la presentazione. Sono stato più saggio del professore Grimaldi, perché io ero tanto, sono ancora tanto emozionato. Posso rimanere qui? Certo che puoi. Perché abbiamo pensato giustamente di dividerci il lavoro, no? Lui ex presidente, il passato di ingegneria gestionale. Io sono il presidente in corso, e quindi parliamo del futuro. Allora ho approfittato dell'occasione per mettere uno dei miei film da ragazzo preferito, Ritorno al futuro. Ritorno al futuro, perché ritorno al futuro? Ve lo spiego tra un attimo. Intanto fate foto, fate video e postateli su Facebook, su Instagram, su Twitter con gestionale, hashtag gestionale 10 o decennale gestionale, perché vi voglio vedere anche il vostro punto di vista, che stando da qua si vede soltanto questa bellissima veduta. Allora, quando ho iniziato a... No, non c'ho voglia. Quando ho iniziato a pensare a questa presentazione, mi è venuto in mente un foglio bianco, no? Futuro, come qualcosa che si scrive su un foglio bianco. E poi mi sono accorto che invece mi stavo sbagliando, perché il futuro raramente si scrive su un foglio bianco, il più delle volte si scrive su un foglio che già sotto c'è un sacco di cose scritte, e in particolare tutta la storia che abbiamo accumulato in questi 10 anni. Allora, il futuro siete voi. Bella questa frase d'effetto, il futuro siete voi. Sembra una frase d'effetto, ma in realtà è proprio così. Gli alunni, le organizzazioni partner, quindi un'industria, ma anche le aziende e le altre organizzazioni che ci supportano nel nostro lavoro, gli istituti superiori, oggi ne abbiamo visti due, ma stiamo girando da tutti quanti gli istituti superiori, tantissimi sono stati dispiaciuti di non poter essere qui a premiare i loro ragazzi, il personale tecnico amministrativo e i docenti. Adesso vi spiego perché il futuro di ingegneria gestionale passa da queste persone qui. Primi, voi. Allora, c'è l'università, ci siete voi, e ci sono due frecce, dall'università a voi e da voi all'università. Fin qui è chiaro, no? Si vede bene. Allora, iniziamo a capire come mantenerci in contatto, perché una volta che vi laureate, le vostre mail cessano di funzionare, i vostri telefoni cessano di funzionare, e quindi se ci arrivano delle opportunità lavorative, oppure dei seminari, o degli eventi come oggi, vi assicuro che è una vera impresa riuscire a recuperarvi. Allora, rimanete in contatto con noi, avete almeno due modi al momento. Abbiamo creato questa Gazzetta dell'Ingegnere Gestionale, che è un canale WhatsApp e un canale Telegram monodirezionale, che non è uno di quei gruppi in cui tutti rispondono, eccetera, eccetera, che vuoi uscire appena possibile. Vi mandiamo noi le informazioni, quindi voi ricevete periodicamente, se poi non vi piace il gruppo uscite, no? Però è un modo per noi per riuscire a raggiungervi in modo più facile e più veloce. Trovate i link sulla pagina di ingegneria gestionale nella sezione notizie del corso, e poi contattateci. Adesso voi siete nel mondo del lavoro da 1 a 9 anni, contattateci se avete bisogno di noi per qualsiasi cosa, cioè se avete bisogno nella vostra azienda di ragazzi che devono fare dei tirocini, o di persone anche che abbiano un livello di seniority maggiore come voi, no? Perché noi questa informazione la condividiamo sui canali della Gazzetta, e magari date l'occasione. Voi non sapete quanti ragazzi, io adesso ho contattato, diciamo, quasi ognuno di voi in questa occasione personalmente, e non sapete quanti ragazzi che lavorano a Vercelli, a Bologna,
E nel frattempo le aziende, quando ci chiamano per chiederci delle persone, noi non ce le abbiamo mai le persone, perché appena si laureano già lavorano. Allora aiutiamo anche i ragazzi, i vostri colleghi che magari sono fuori e avrebbero voglia di tornare nella loro zona di origine, con le opportunità lavorative che avete nella sezione. Questo adesso parlerò anche alle imprese, è molto importante. Ma sapete anche quali sono i nostri talenti, no? Sapete, ogni professore sa fare delle cose bene, quindi se avete bisogno di qualche cosa in ambito di contabilità, in ambito di ingegneria dei processi, in ambito di gestione dei progetti, in ambito della ottimizzazione di uno stabilimento, sapete proprio a chi rivolgervi, sapete quali sono gli esperti, quindi alzate la mano e dite: io forse uno che è in grado di fare questa cosa la conosco. È un modo anche per continuare a stare in contatto tra di noi. E aiutateci a programmare il futuro, perché noi facciamo gli incontri con le parti interessate. In questi giorni ho parlato con tanti imprenditori che hanno dei problemi per il futuro, ne parlo tra poco. Ma adesso che ci state dentro, no, diteci se c'è qualche cosa che vi sarebbe servito, qualche competenza, qualche nozione che vi è mancato nel lavoro e di cui avete bisogno. Perché noi nelle nostre programmazioni di lavoro magari adeguiamo qualche insegnamento. Anche all'interno di un insegnamento, nell'ambito del marketing, nell'ambito di qualsiasi argomento, se c'è qualche cosa che secondo voi dovrebbe essere approfondita, nessuno ce lo sa dire meglio di voi, che conoscete quello che insegniamo, entrate nel mondo del lavoro e vedete che magari ci sono delle scollature, ditecelo. Quindi vi informo che io lunedì vi manderò una mail con un questionario chiedendovi di darvi il vostro feedback su queste tre cose. Ok? Riceverò quattro risposte? No. Mi risponderete in massa, confido. E lo stesso discorso, stando in prima linea, se avete la percezione che ci sia un trend nel futuro, qualcosa che sta cambiando, anche noi siamo in prima linea perché siamo alla frontiera della ricerca, però magari qualcosa ci sfugge, allora confrontiamoci su queste cose. E fate rete tra di voi. Cioè voi siete bravissimi, come diceva il professore Russo, a fare rete nel vostro corso. Moltissimi continuano a sentirsi dopo anni, si vedono, vi mandate le foto dei vostri aperitivi, no? Fatelo anche trasversalmente, cioè costruiamo un'identità dell'ingegnere gestionale del polo di Frosinone, un'identità che è la stessa che c'è nelle grandi business school della Luiss, della Bocconi e così via. Cioè sentitevi una famiglia, come effettivamente vi sentite stando qui oggi, aiutatevi l'un l'altro, avete un gruppo LinkedIn in cui ci siete solo voi. Quindi lì dentro parlate, condividete, cercate di mettere a disposizione la vostra esperienza. Per esempio, qualcuno vuole cambiare lavoro, ha un'offerta di lavoro nell'azienda di uno che si è laureato qui, dategli ascolto, aiutateli a capire come ci si trova nella vostra azienda, come si deve presentare, cosa è importante nella vostra azienda. Aziende e altre organizzazioni, un'industria, le imprese, le altre organizzazioni del territorio, se stiamo uniti siamo una forza, e di problemi ce ne sono tanti. Adesso, proprio la settimana scorsa, stavamo facendo una riunione della piccola industria di un'industria in cui c'era grande disperazione per il discorso dell'energia, no? Ma i problemi ci sono sempre, no? Iterativamente. Abbiamo appena passato la più grande crisi economica dell'ultimo secolo a causa del Covid. Quindi c'è sempre un'occasione, quando c'è un problema, vediamoci insieme, cerchiamo di vedere come trovare delle soluzioni. E alleiamoci per influire sul territorio e anche sulle istituzioni. Oggi ci sono pochi rappresentanti delle istituzioni qui, è importante che siamo uniti per far sentire che qui c'è un grande valore, e questo valore deve fiorire, e non può fiorire da solo, anzi è già fiorito da solo, però facciamolo diventare un po' più bello di prima. Istituti superiori, e questa è una cosa a cui tengo molto. Secondo me non c'è niente di più bello nella vita che studiare un argomento che ami e poi andare a lavorare nell'ambito che ti piace. Quindi ai professori che sono qui oggi, a quelli che magari ci seguono dalla diretta streaming su unicas.it/live, aiutateci a trovare il modo per orientare i ragazzi a fare quello che poi ameranno, quello che li renderà felici. Perché a noi non servono 10 persone che si immatricolano e poi se ne vanno perché non li rende felici stare qui. A noi servono 10 persone che vengono qui col sorriso, perché fanno quello che gli piace, no? E questo, per farlo, è necessario fare un passo indietro, dalle scuole.
indirizzare queste persone verso la scelta giusta per loro, che non è gestionale per tutti quanti, per molti sì però. Personale tecnico amministrativo. Oggi abbiamo Sofia Rea e Ugo Peru che in una giornata di chiusura del polo sono venuti qui per aprirlo e per essere operativi, per riuscire a creare questo evento. Tutte le altre persone vi salutano molto, avrebbero voluto essere qui ma non è semplice come per molti altri vostri colleghi, vi assicuro che vi vogliono bene. E poi c'è un'altra parte del personale tecnico amministrativo che vedo laggiù, la segreteria. Io mi ricordo quando ero studente avevo l'ansia di andare in segreteria, no? C'erano le file della segreteria, persone che ti rispondevano male, eccetera, eccetera. Qui questa è sono i voti i vostri voti relativi al servizio svolto dalla segreteria studenti. 2017-18, 100% soddisfatti. 18-19, 100% soddisfatti. 19-20, 100% soddisfatti. 20-21, 95%. Ti sei rilassata, Alessandra, vero? Il 20-21 un po' di stanca. Allora, questa cosa non deve passare inosservata. Allora chiedo al dottor Pascarella, che è il nuovo responsabile del polo, di raggiungermi qui sul palco per un premio speciale. Adesso lasciamo le lacrime, Premio speciale per l'eccellenza nel management della didattica, Alessandra. Bene, Alessandra. Alessandro è sempre un riferimento per tutti, in particolar modo per gli ingegneri che sono presenti, ma anche per gli studenti che frequentano i corsi di studio qui a Frosinone. È sempre disponibile, così come anche gli altri colleghi che sono presenti nella segreteria. Da sempre il massimo, la massima disponibilità nel cercare di risolvere i problemi di tutti. Quindi complimenti per il premio assegnato. Microfono ad Alessandra. Io ringrazio tutti, per me questo polo ormai è diventato una seconda famiglia, sono 18 anni che cresco con lui, con voi, e infatti stamattina rivedere tanti volti nuovi mi ha dato un'emozione, perché ovviamente con ognuno di voi ho avuto un rapporto particolare, con chi ho fatto qualche rimprovero in più, chi riprendevo, chi esortavo, chi incoraggiavo, però siete diventati insomma parte della mia vita, le vicissitudini, le storie che ho vissuto poi in parte sono state condivise con voi, quindi sono contenta che questo polo cresca, che siate cresciuti voi e che siamo ancora qui per stare insieme con altri ragazzi. Io vi ringrazio, è una cosa del tutto inaspettata, non sapevo nulla, è stata proprio una sorpresa grandissima e graditissima, e spero di rimanere con tanti altri ragazzi per tanto altro tempo, insomma, per quello che posso fare. La cosa importante adesso è riallacciare i rapporti, perché veramente c'è stato un periodo in cui ci siamo sentiti tramite mail, che ormai sono diventate delle chat, e si è
si era perso un po' il rapporto personale che invece appunto ho avuto con tanti di voi in passato, quindi veramente spero che a settembre ricominceremo tutti con un spirito diverso, ma soprattutto vedendoci frontalmente, in viso, riprendendo a fare sportello, ecco, di persona, perché è molto importante questo rapporto diretto, anche se non l'abbiamo mai staccato completamente, ripeto, tra telefonate, Google Meet, eccetera, noi ci siamo sempre, qualche volta vi rispondiamo. Io approfitto per salutare anche Guglielmo De Francesco, che è il mio collega della segreteria, che conoscete bene anche voi, che anche lui veramente dà tanto per questo polo, e quindi ci siamo sempre, qualche volta vi rispondiamo un po' più tardi, qualche volta cerchiamo di farlo subito, però qualsiasi cosa voi scriveteci e noi ci siamo, ci saremo, va bene? Grazie mille ancora. Marco, perdonami, sì. 30 secondi telegrafico. Non ti sfugge mai nulla del polo di Frosinone? Potremmo farti una sorpresa per la quale tu non fossi a conoscenza, no? mi sembrava il minimo, mi sembrava l'idea di Marco assolutamente condivisa, farti una sorpresa, spero gradita. Io ho avuto modo di ringraziarti in quasi tutte le sessioni di laurea, il contributo instancabile che riesci a profondere nel lavoro quotidiano del polo didattico di Frosinone è eccezionale. Quando mi capita di interagire con i ragazzi dico sempre: se c'è qualcosa che funziona, il merito è suo, se c'è qualcosa che funziona meno bene o che non ha soluzione, è colpa nostra. Ale, è così, grazie veramente tutto, continua così, grazie. E approfitto anche per ringraziare il dottor Pascarella, che è qui con noi da qualche mese e ha già cambiato faccia al polo grazie al suo supporto, e siamo veramente riconoscenti, grazie. Mi trema la mano comunque, eh? E poi i docenti, il futuro è anche dei docenti, perché non sapete quanto è di grande aiuto per un presidente avere un team di docenti che non solo sono bravi e hanno una passione per l'insegnamento, ma che poi ti aiutano anche nell'organizzazione delle incombenze che ci sono, burocratiche o degli eventi divertenti, diciamo, come questo. E questa è una grande ricchezza del nostro corso, quasi miracolosa la concentrazione di docenti che c'è in questo corso di studio. Veramente una piccola squadra che funziona molto bene. Allora, noi ogni anno assegniamo il premio alla didattica. Questa volta, quest'anno, per la prima volta, si basa solo ed esclusivamente sulla media ponderata dei questionari degli studenti. In passato c'erano anche altre voci che davano punteggio. Adesso solo voi decidete chi è che viene premiato per la didattica. Terzo posto, gestione dei progetti con 0,916. Complimenti al professore Silvestri. Non ho un premio, ce l'ho solo per il primo. Però voglio dirvi una cosa. Vi ricordo che il massimo è 1. E se andiamo nelle retrovie, stiamo sempre sopra il 0,8. Il più sì che no è 0,67, quindi insomma siamo su livelli. Secondo classificato, se la ride, il professore Michele Grimaldi. L'abbiamo fatto per Alessandra, adesso lo rifacciamo, no? Oh. Prima classificata con il corso di metodi e modelli matematici per l'ingegneria gestionale. La professoressa La Citignola. Prego, professoressa, per lei ce l'abbiamo il premio. Vai. Vabbè, dallo. Visto che nel 2021 è ancora il presidente del professore Grimaldi, premio al professore Grimaldi.
La professoressa Citignola, sapete, è un abituè di questo premio. Grazie a tutti. Io sono emozionata anche perché mai avrei pensato in un grande successo della matematica tra gli ingegneri gestionali, visto che una delle prime domande che mi faceste quando uno dei primi anni che insegnai questo corso fu: ma come? Ancora matematica? Anche alla magistrale? E invece no, abbiamo costruito insieme qualcosa di bello. Voi mi siete stati dietro nel famoso Memo Ing Jazz Day, che tutti conoscete ormai, che è un appuntamento che insomma ci prende dall'inizio alla fine. Io vi ringrazio della vostra passione e del vostro entusiasmo, e sono orgogliosa di fare parte di questo polo. Niente, questo. Grazie. Quindi con le persone abbiamo finito, ma il futuro è fatto anche di contenuti. E quindi tra i contenuti ce ne sono tanti che sono importanti. Uno di questi è l'energia. No, l'abbiamo parlato adesso proprio con le aziende, ma non è un problema nuovo. Adesso è un problema insopportabile, perché abbiamo sentito tanti che hanno moltiplicato la bolletta per 5, no? Noi sul corso di gestionale siamo stati antesignani, perché abbiamo il corso di mercati dell'energia del professore Russo, abbiamo il corso di gestione dell'energia del professore Cortellessa, quindi i nostri gestionali partono che le cose su questi argomenti le sanno. Però probabilmente in futuro potrebbe valer la pena continuare a investire su questo argomento, perché è tanto importante adesso anche per le aziende che non sono energivore. Una volta era un problema delle energivore, però diventa un problema anche per quelle che non lo sono, e quindi ci dobbiamo lavorare anche sulle smart factories, sull'industria 4.0, 5.0 e così via. Ci sono tanti professori che lavorano su questi argomenti nei loro corsi, ma sicuramente il futuro è in quella direzione. Su data analytics abbiamo fatto seminari più che altro in questi anni, però lì molti dei nostri ragazzi, l'avete sentito anche da quelli premiati, lavorano in questi ambiti, e quindi magari hanno bisogno di nozioni su come si analizzano i dati, specie i big dati, no? Che hanno metodi di analisi diversi. L'imprenditorialità, perché ci sono, per esempio, di recente abbiamo avuto due ragazze in due anni diversi che stanno o stanno per formare delle società, delle start-up. In questo biennio del Covid hanno chiuso tantissime imprese. Una delle cose di cui c'è bisogno è gente che abbia delle idee e delle competenze per avviarne nuove imprese di successo. Quindi non imprese che nascono e poi si spengono dopo un paio d'anni, come spesso succede, ma persone che abbiano le competenze in ambito economico, giuridico e tecnico per far sopravvivere un'azienda nei periodi burrascosi che ci sono adesso. Allora, prima di chiudere questa presentazione, quindi nel futuro i nostri contenuti io li vedo in questa direzione. Però aspetterò il vostro feedback e il feedback dei colleghi nei prossimi consigli di corso di studi per capire come cambiare i nostri corsi, migliorarli continuamente nel tempo. Prima di proseguire vorrei fare l'ultima premiazione. Abbiamo ottenuto per la fine affettivamente il premio alla ricerca. Abbiamo tre persone che premiamo per l'attività di ricerca, e chiederei al professore Livio Cricelli, che è il nostro decano del gruppo di ingegneria economico-gestionale migrato a Napoli, di raggiungerci. Per premiare Benito Mignacca, vi leggo la motivazione. Appena laureato, Benito è partito alla volta del Regno Unito, dove ha completato il suo dottorato alla University of Leeds, una delle università britanniche più prestigiose, ottenendo anche il 2021 Postgraduate Award. Ha all'attivo oltre 10 pubblicazioni internazionali e da quest'anno è rientrato in Italia, diventando ricercatore a tempo determinato proprio qui, in Unicas. Complimenti. Va bene, buongiorno a tutti, prima cosa, grazie. Sono un po' sfortunato che sono tra gli ultimi, quindi è stato già detto tutto, però sono anch'io emozionato come la maggior parte di voi. Questo premio è molto significativo per me, perché insomma riceverlo qua, anche se ho ricevuto da poco anche il Postgraduate Award, come ha detto Marco, ma riceverlo qua è più emozionante nella mia università.
E poi volevo ringraziare Marco per l'organizzazione dell'evento e anche per la presentazione, che è molto interessante, e anche tutti voi per essere, per partecipazione all'evento. E penso che sia per me, oltre che diciamo un riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni, anche uno stimolo per continuare diciamo in questa direzione. E grazie. Allora, diciamo che pochi di voi mi conoscono, perché tra gli studenti chiaramente, perché è qualche anno che sono andato via, ma devo dire, per quelli che mi conoscono, i più anziani sanno che sono stato uno dei primi docenti qui di ingegneria gestionale e ho non pochi meriti. Uno tra tutti, aver convinto Michele e Marco a trasferirsi da Roma qui, con dei bellissimi discorsi motivazionali che vi ricorderete. Non volevano venire, attenzione, ho faticato a convincerli a venire qui. Devo dire, ho fatto un buon lavoro, perché sono veramente orgoglioso di quello che hanno fatto. Li ringrazio per la giornata. Permettetemi solo di raccontare un piccolo aneddoto. Prima che venissero Michele e Marco, in una delle prime riunioni a cui fu chiamato ad assistere, quando più o meno 20 anni fa mi trasferì a Cassino, penso che ci fosse anche Mario, ma non sono sicuro, si discuteva di che cosa fare nel polo che stava nascendo a Frosinone. E io, con un po' di inesperienza, perché ero molto giovane, mi permisi di suggerire di provare a fare ingegneria gestionale. Intervenne un professore importante, che avrebbe avuto ruoli decisivi in Ateneo, che quando parlava non ammetteva repliche e disse: noi non faremo mai ingegneri di serie B. Mi ricordo ancora questa frase. Poi, per fortuna, un po' alla volta è cambiata l'opinione dell'Ateneo, e devo dire, ringrazio anche Mario, perché ti ricordi, Mario, abbiamo partecipato al il comitato istitutore di ingegneria gestionale, con tante riunioni faticose, e a distanza di anni devo dire abbiamo fatto tanti ingegneri di serie A. È veramente un piacere, grazie a tutti. Il secondo premio lo... c'è Stefania Malizia? Stefania, prego, accomodi. Lo facciamo consegnare al professor Grimaldi. Stefania ha collaborato con un team misto Unicas University of Leeds in occasione della sua tesi di laurea magistrale in ingegneria gestionale. L'articolo risultante dalla sua ricerca, di cui è coautrice, è stato pubblicato sulla più importante rivista di project management, l'International Journal of Project Management. Quindi, complimenti. Innanzitutto, buongiorno a tutti, sono molto emozionata, quindi sarò breve e concisa. E per me è un onore essere qui a ricevere il premio, e quindi ringrazio la commissione, ringrazio l'università tutta, i docenti, in particolare il professor Marco Greco, Michele Grimaldi e Giorgio Locatelli, che non è qui ma avrei avuto tanto piacere di rivederlo, che mi hanno concesso questa opportunità di collaborare con loro e con l'Università di Leeds, appunto, per questo progetto di ricerca da cui si è sviluppata tutta la mia tesi magistrale, ed è nato appunto questo articolo pubblicato. E per me è veramente un grande onore, sia a livello personale che a livello professionale, anche se la mia carriera si è rivolta a tutt'altra parte, diciamo. Grazie, quindi. Fatevi una foto insieme con il fotografo. Complimenti ancora, complimenti. Professore Grimaldi, ha parlato abbastanza. O volevi dire qualcosa su questo argomento? No. Ultima premiata. Chiedo al professore Turchetta di raggiungerci sul palco per premiare l'ultima persona, che è Valentina Vendittoli. Un applauso per Valentina, mentre ci raggiunge. Allora, vi leggo la motivazione, perché Valentina sta facendo il dottorato al primo anno qui in ingegneria gestionale. Anche il professor Sorrentino, certo.
La commissione è rimasta colpita dall'entusiasmo di Valentina per la sua avventura nel mondo della ricerca, scoperto anche grazie ad un periodo trascorso in mobilità internazionale in Germania. Questo premio è per lei, ma è anche dedicato a tutti i ragazzi e le ragazze, ce ne sono tanti qui oggi, che hanno scelto di fare il dottorato di ricerca nonostante le tante lusinghe provenienti dal mercato del lavoro. Grazie a Valentina, ma anche a tutti voi. Grazie a tutti, voglio ringraziare la commissione, tornare a qua è come essere a casa, è stata una seconda casa per 5 anni. Voglio ringraziare uno dei miei tutori, il professor Sorrentino, perché mi sta supportando in questa ricerca, ci accompagneremo insieme per altri 3 anni, sarà una bella esperienza, sono molto felice. Ringrazio anche il supporto che mi è stato dato negli anni passati, l'esperienza in Erasmus in Germania che mi ha aperto un mondo. È stata un'esperienza bellissima. La ricerca non è facile, ma con il giusto supporto è una cosa molto bella. Grazie a tutti. Volevo spendere proprio 2 parole, volevo collegare a quanto detto dalla mia dottoranda. Ecco, il fatto di pensare di proseguire con un dottorato significa che l'esperienza universitaria presso l'Università di Cassino è stata un'esperienza positiva, significativa. Oggi più che mai, ecco, fare un dottorato diventa quasi una scelta complessa, perché in molti casi lo studente è spinto, specialmente un gestionale, a proseguire una carriera ovviamente aziendale. Il fatto che si pensi di proseguire, come in questo caso, vuol dire che l'esperienza è stata positiva. Questa è una grande famiglia sicuramente in cui si respira l'area universitaria, un'area di crescita, e sicuramente, ecco, mi fa piacere poi quando ci sono questi risultati. Grazie. E chiudiamo questa prima parte, vi spiego che cosa succede dopo. Tra l'altro, insomma, sono le 11:02, avevamo previsto di chiudere alle 11, proprio precisione nell'organizzazione perfetta, vediamo se adesso continua così. Allora, adesso ci dividiamo in 4 sessioni parallele. Ci sarà una sessione presso la sede di Unindustria, quindi potrete seguire le colleghe di Unindustria, sul manufacturing, il chair sarà il professore Michele Grimaldi. Poi ci sarà una sessione consulenza ICT e Finance, il chair è il dottor Di Cicco della Banca Popolare del Cassinate, che si terrà proprio qui dove siete. La sezione Pharma e Biotech si terrà al piano meno 1 nell'aula S1, il chair è Alessandro Silvestri, e poi nell'aula 3.4, sopra di noi, 2 piani, Benito Mignacca, c'è la sessione su Energy Utilities. Cosa succede qui? Allora, ognuno si presenterà di fronte a tutti quanti, dopodiché i chairman organizzeranno delle coppie casuali tra i nostri alunni e i molti rappresentanti delle organizzazioni che ci sono, per delle business speed date, cioè dei dialoghi di 6 minuti paritetici in cui vi confrontate tra di voi su che cosa fate, cosa vi piacerebbe fare, di cosa ha bisogno l'azienda, sia in termini di opportunità occupazionali, ma anche in termini di opportunità di collaborazione tra la vostra azienda e l'azienda con cui parlate, perché magari potreste avere un rapporto di fornitura, di supporto, di consulenza che non si è ancora realizzato e si potrebbe realizzare grazie a voi. Inizieremo queste sessioni parallele tra un quarto d'ora, quindi potete uscire a prendere un po' d'aria e poi riprendere dentro. Ci vediamo al ventennale.